Cioè, c'è avuto pure il coraggio di dirmi Heidi che sei andato sopra le montagne, porca. Due secondi sono salito sopra, ho detto tieni sto zaino e te come un pirla sei entrato nell'RX7, lo zaino l'hai messo a terra. Io scendo giù dalla montagna e lo zaino immagino sia in macchina, no? Deve stare dentro la macchina lo zaino, zio. Era chiusa la macchina, te l'ho appoggiato. Non era chiusa la macchina, c'era Stefano dentro la macchina. Adesso facciamo i video con la, con questa c***o di GoPro di... Porca. Tra l'altro non so neanche dove c***o stiamo andando oggi. Vabbè, dopo me lo dici, tu ti inventi sempre qualcosa all'ultimo. Io dico, no, ci vuoi pensare che ci stanno 2500 euro di roba? Ah sì, ma te l'ho messa lì, che ne so che te l'ho messo. Il gimbal nuovo, la telecamera nuova, le lenti nuove, i c***o di filtri nuovi. C'era tutto dentro lo zaino, la GoPro ce n'è rimasta una, eccola qua adesso. Ciao ragazzi, facciamo i video con la GoPro adesso. Però, bello. Pensa a chi l'ha trovato. Ti ho affidato. Sono contento, no? Tutto nuovo. Questo è scemo, ragazzi. Te lascio lo zaino davanti alla macchina, ma che non lo vedi? Ma io che ne so, io sono nell'RX7. Apri lo sportello, infila lo zaino nello sportello. Ma era chiusa! Ma c'era Stefano dentro! Era chiuso dentro! Ma vi bussi, gli dice apri sto cacchio di sportello! Non ho parole, non ho parole, ci hanno rubato tutto. Bentornati su Officina del Pilota. Come avrete dedotto dai primi secondi del video, la mia preziosissima attrezzatura è stata smarrita durante le riprese del video della Mazda RX7. Tornati sul luogo del fattaccio il giorno seguente, ci rendiamo conto che lo zaino contenente materiale tecnico per oltre 2500 euro era stato rubato. La colpa è solo ed unicamente di Luca, il quale, travolto da un insopportabile senso di colpa, cercherà di farsi perdonare in tutti i modi. Per questa domenica volevamo proporvi un contenuto incredibile che non è stato possibile realizzare per via del piccolo inconveniente. Nonostante ciò, in questa puntata vi porteremo a bordo di un'altra icona giapponese, di cui ancora non svelo il nome. Icona che ci ha lasciato letteralmente senza fiato perché è preparata veramente bene a livello motoristico. La compreremo? Chissà. Durante il viaggio domenicale faremo anche una tappa da Speedlab, dove verremo aggiornati riguardo le condizioni della mia amata Mini Cooper S R53. Ragazzi, dopo questa sfiga confidiamo in un vostro supporto per il canale. Condividete il video, mettete like se vi piace e fateci sapere sempre e comunque il vostro parere commentando qui sotto. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti a questo canale e segui le storie su Instagram di Officina del Pilota e di Luca Spadano. Buona visione! Adesso mi dai una mano te. Una mano, pure due mani te posso dare. Che dobbiamo fare? Dobbiamo ricomprare la telecamera. C'ho una lira. La mano. A me mi tremano le mani, ma adesso mi fermo con sto GTR. Oh, c'ho un'idea. Se qualcuno si compra il GTR e viene a nome di Officina del Pilota, mi tolgo parte del mio guadagno, lo reinvesto nel canale dandogli 2500 euro in beneficenza. Ok, sì. E se qualcuno invece non viene a nome di Officina del Pilota? Io c'ho una lira, finché vendo questa, che devo fare? Mi sono ipotecato pure casa per comprare sta macchina. Calma di Matteo, conta fino, pure il 10, COVID, 1, dopo. Conta fino a 10-2, conta fino a 10-3, lo ammazzo 4, lo butto fuori al GTR 5, lo incateno, gli do fuoco 6, mi mangio un gelato 6. Poi c'ho una fame a proposito, che ne so. 18:20, vado a mangiare qualcosa. È una cena. Dove stiamo andando? Non ho mai fatto parlare perché mi hai aggredito, sono 20 minuti che guidi e non cioè, mi sei manco con la ragazza mia quando si arrabbia. E ti sto portando a vedere una Nissan S13 che forse compriamo per il canale. Ecco perché non ho i soldi da darti per la tua bella scusa. Ho capito. S13, posteriore. Azione posteriore, ci ha 18 dette, 169 cavalli, famo 170. Cioè, noi portiamo una S13. Sì, 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 un altro progetto, carne sul fuoco, solo che mo ci abbiamo più manche delle camere per riprenderli i progetti. Vabbè, famo come il cosettino là, come si chiama? Quello che fa con le cose con la GoPro. Cosettino. Cosettino. Ragazzi, che cos'è? Pucciano, porca Pucciano. Urla come un no, come urla? Non lo so, come un GTR. Meglio? Brivido. Sto meglio, cacchio, sto meglio. Mi sudano le mani. Quanti cavalli c'ha sta mano? 600. Andiamo da Speedlab e vediamo se stamina è pronta, almeno te la riprendi e sabato e domenica te sfoghi. Ma perché l'hai sentito Speedlab? No, andiamo. Te sfoghi, dai, su, guida un po' a GTR, che te devo dire? Io questo c'ho per farti sfogare, te posso fa... Ma guarda che traffico che c'è. Capito? Accontentati. Prova la seconda. La seconda? Prova la seconda.
30 secondi, è 20 secondi. Porca miseria, ragazzi! Eccoci. Salve. Buonasera, la polizia. Erano un po' ingrugni di più di me. Sì, c'erano lo stesso muso. Stamattina mi ha portato il cornetto al cioccolato. Oggi arriva con GTR e mi dice: guida tu. Secondo voi ha la coda di paglia? Per me sì. Ma arriva pure tu, metti tutto nello stesso zaino. Ma sparpaglia le cose, no? Certo, no, una cosa. Si sta comodo quando vado in giro come un mulo, perché te non mi aiuti mai. La frizione sta cominciando a far rumore. Insomma, niente, cazzo, è questo stand di pressione. Non vuole chiudere il canale. Vuole... Dì che va bene così, poi vediamo. Poi mi ci metto d'accordo io con te. Lascia perdere. Basta, solo questo. Ciao. A te! Bella sta bestiolina, eh? Quanti cavalli c'è questo? Quanti basta per farsi un altro? Senti, ma. La mini quando me la ridai? Guarda, devo solamente cambiare l'olio, poi. Ci siamo? Senti un po', ma quanto gli costa questa giovinetta questo? Ah, non lo so, penso ci vorranno almeno un K e mezzo, buoni. Namo, Matteo, andiamo a mangiare qualcosa, lascia perdere la moto, dai! Posso dire una cosa su sta macchina? È veramente comoda. Vero? Io non capisco come facciano i giapponesi a fare delle macchine super sportive, ma allo stesso tempo comodissime. Solo la Subaru mi è scomoda. Vabbè, gli è arrivato tutto. Caprarola, intanto stiamo visitando tutta quanta dei capri, caprani, caprani. Dice che arriviamo tra 23 minuti se continui a guidare così. Questa è bella da guidare pure così, un passeggio. Proprio una busta sta macchina. Sì, fa proprio male. Non è piacevole. Ma non si guida manco bene. No. Poi quando esci dalle curve non si aggrappa. No, per niente. No, ma poi non tiene niente. Che schifo. Perché non si compra una Smart Roadster? E senti, diciamo qua, che mi sono fatto. Senti qua come esco da qua. Guarda. Senti che schifo, senti. Cioè, non ti vergogno. Non ti trasmette niente. Senti quello scali, che brutto sto suono. Così affondi qua. Ma cos'è sto baccano? Senti la scala, è schifo, eh. Non ho capito però questa modifica dell'iniezione che hai fatto, è una cosa che ti sei inventato tu insieme al preparatore? No, è un po' che però ho visto che questo preparatore montava sia iniezioni e Q-Master alle macchine. Ok. Erano, cambiavano come il giorno. Su che auto le aveva montate? Sulle Lancia Delta, sulle okay. Punto Turbo, sulle Alfa. Ok. E montiamolo pure sulla mia, così almeno ho tolto tutti i problemi che scoppiavano, cioè avevo voti d'aria, non tirava bene, si pettava. Infatti è molto fluida. Sì, sì. È arrivato il momento di andare a fare un bel giro con l'S13. Dite voi l'iniezione che è? Sì.
al basso. Niente, ma proprio come sale dei giri tu. Sta a pressione 1 e 2, eh? Se la metti a pressione 1 e mezzo, c***o muri. Sotto. Un vuoto sotto, eppure quando stavi a un certo numero di giri, prima che acciaccavi tutto, seghettava, poi tirava il vuoto e tirava. Prendeva. Invece così è tutto. Che non lo riempiva. Può andare al minimo, tranquillo, pure di terza, 1000 giri, non perde un colpo. Bella sta cosa, va bella davvero. Le candele pure, ho cambiato le candele, ho messo quelli più freddi in platino, apposta per questa cosa. Per, e poi per gestire la chicca cosa. È sempre l'iniezione, le bobine anche della Yaris, eh. Che sono le uniche bobine che danno più corrente delle altre. Ma quindi dai, danno maggiore. Tu sei informato, hai visto, sì, che le bobine poi della, sì, Yaris che costano una... niente. Cavolata, niente. Cosa, 40 euro? Sì, una trentina d'euro la bobina. La bobina. Però mi raccomando, quelle originali. Certo. Perché quelle commerciali, vero, così potrebbero dare problemi. Che problemi, certo. Comunque, ma è una bomba. Veramente è una bomba. Figo, figo. Io ero venuto qui con la convenzione da IE6, però lui ha messo subito già i paletti, certo, non meno di 8. Il problema qual è? Che se la dovesse comprare una persona che non la deve rivendere, 8 è perfetto. Il problema è che noi dobbiamo risistemarla e rivenderla col margine, non la possiamo pagare 8. È devastata. No, no, quella, cioè, è un lavorone. È devastata, però minchia come va. Che treno. Fluida. Che treno. Leggera, sportiva. Che differenza rispetto all'originale. Considera, io ce ne ho avute due 170 cavalli, tutte originali. Cioè questa c'è una 220, quindi poco di più, insomma. Ma che abisso, che abisso. Poi sotto hai visto com'era? Non c'era una cosina di sporco d'olio. Ma lui è un meccanico. Eh beh, insomma, penso se la macchina è la sua, penso che l'ha trattata bene, no? Mi ha colpito il fatto quando guidava che ha detto: mi dispiace davvero tanto darla via. Perché lo credo. Certo, se poi non la usi, però devi prendere una decisione. Bisogna farci due calcoli adesso in ufficio. A me piace davvero tanto, me la comprerei per me. Vabbè, come al solito, lo sai, io lo so così. Io le comprerei, le terrei tutte. Purtroppo non si può fare. No. Dobbiamo andare in ufficio da me e vedere un attimo i costi di un body kit. E vedere se poi c'è margine però per rivenderla, perché comunque poi venderla a 18.000 euro è impossibile. Cioè non si compra più nessuno, capisci? Però possiamo fare molto bella. Sì, a proposito, sì, sono arrivati gli altri pezzi dell'RX7? Sì, già è iniziato ad arrivare qualcosa, sì, okay, sì. Andrea sta a 2.000, 3.000, lo so, a 4.000, anzi. Lo vedo nelle storie. Sta gasatissimo. A Cicciarito, ragazzi, Cicciarito. Se volete seguirlo su Instagram. Instagram. Cicciarito. Ma stravolto, ma ha messo un...
cioè mi stavo veramente a mettere paura, perché poi la strada manco la conoscevo. No, poi io ho visto tre macchine in fila, questo ha preso e è partito con la curva cieca. Sinceramente io ho due bambini, sai, non me la sento tanto di rischiare, però mi ha stravolto anche a me, è vero. Di punto in bianco, anche perché io stavo lucidando, mi sono ritrovato dentro un S13 in un giro di 20 minuti. Così non ero, vita non ero pronto. Power, officina del pilota. l'emozione è dietro l'angolo. Le nostre giornate trascorrono così, tra spritz e turbine. Bene amici, spero che questi contenuti vi siano piaciuti. Sto registrando un video con una Sony A6000, la mia prima telecamera, per fortuna quella mi è rimasta, e sono lieto di dirvi che comunque anche con questa i video li possiamo fare. Nel frattempo Luca ha promesso di comprarmi la nuova attrezzatura che ha involontariamente smarrito, diciamo così. E quindi insomma noi continueremo a proporre contenuti ogni domenica. Grazie per l'attenzione, grazie per la visione. Facci sapere se ti è piaciuto il video mettendo like, iscriviti al canale se sei nuovo e commenta. Facci sapere cosa ne pensi e condividi il video. Ciao, ci vediamo domenica prossima.